trasferta bagnata, trasferta fortunata per Fabietto Di Mauro. Infatti siamo in casa. Fabio, dici qualcosa di sconvolgente che non hai mai detto in nessuna apertura del video. Perché state guardando? Lo schippate? Andate nella parte del video interessante. Ma non devi dire così! Lo dico. Non c'è luce. Luce. 20:10, arrivati al Palasport del Rovigo di Villa Dose. Continua a piovere. Secondo te porterà fortuna questa pioggia, Fabietto? Fortuna che non gioca a calcio. No! Fortuna che si gioca al chiuso, per fortuna. Non ti piacerebbe giocare davvero uomo? Al fango, rotolarti come i gladiatori romani. E allora eccoci finalmente all'interno del Palasport di Villa Dose per assistere all'incontro valevole la settima giornata del campionato di Serie D di Futsal. Quest'oggi Rovigo Torreglia, la partita più difficile per voi, come ci arrivate? Ma noi siamo messi bene, siamo migliorati secondo me in queste ultime giornate a livello soprattutto collettivo di squadra. Dobbiamo dimostrarlo soprattutto oggi con una squadra più difficile rispetto a tutte le altre che abbiamo affrontato finora, almeno in questo campionato. Speriamo di giocare come le scorse, che siamo andati bene e niente. Francesco, come ci arrivate a questa partita? Nell'ultimo incontro non hai trovato spazio, pensi che oggi qualche minuto in più lo avrai? Dipende un po' da come andrà la partita. Pise penso che oggi partirà titolare, si sta allenando molto bene anche lui, stiamo giocando entrambi bene e io ripeto, secondo me questo tipo di partita che è molto delicata, ci stiamo a tenere le stesse scelte che appunto hanno portato il Rovigo ad essere in questa buona situazione in classifica. Secondo posto, a meno due dal primo, lo Jesse Urquvali che continua a vincere, ha monopolizzato il campionato almeno fino ad ora, battendo anche il Pernumia, sarà un po' la sfida dell'anno, però c'è da passare comunque attraverso prestazioni come quelle di oggi che non sono sicuramente scontate. Il Torreglia non eccelle però nel reparto difensivo, motivo per il quale oggi Fabio deve fare qualcosina in più. Ma sinceramente non ho mai visto il loro reparto difensivo, non ci ho mai fatto contro, quindi non lo so. Possiamo fidarci solo alle scorse partite. Ma non ti informi con le statistiche, i dati, i numeri? Sì, non abbiamo mai affrontato, non lo so. Magari può essere una partita andata storta e poi tu vedi la differenza reti e niente. Poi venire qua con un commentatore che mi deve anche fare la predica. Allora io adesso torno a casa, basta. Adesso noi andiamo a leggere le domande che sono arrivate questa settimana. Tra l'altro ragazzi, hashtag domanda per chiunque volesse chiederci qualcosa che noi risponderemo al prossimo video. E allora andiamo con la prima domanda da parte di Santorio 848 che chiede: Fabio, se non doveste arrivare primi in questo campionato, secondo te riuscireste lo stesso a passare i playoff per accedere alla C2? Passare i playoff è sicuramente difficile. Secondo me dobbiamo puntare a vincere direttamente subito il campionato per non avere dubbi, anche perché ovviamente è più meritocratico e più partita dopo partita, mentre playoff una partita storta può capitare. La cosa più importante è vincere gli scontri diretti con Valli, Pernumia e questa di stasera. Secondo te, Fre? Sì, comunque concordo con quello che ha detto Fabio, il campionato si basa più sulla costanza di una squadra e chiaramente le squadre che ci sono dietro corrono tanto, quindi anche qua non dobbiamo sbagliare, la partita di oggi è molto delicata ad esempio, e chiaramente arrivare ai playoff può essere un problema perché non si sa mai come può andare una partita e che la partita storta può essere un problema. Andiamo con la seconda domanda da parte di Dami 9743 che ti domanda: Fabio, se ti arrivasse un'offerta da un'altra squadra, lasceresti Blancos, quindi tema Got League e non calcio 5? Sono arrivate offerte da altre squadre, però il mio cuore è Blancos. Ma cosa, che te ne volevi andare? Sono fake news, non è vero. Ma c'è anche un tuo video che indicava questo. No, la nave sta affondando, c'è bisogno di scappare qua, penso mi interessi e voterò proposte. Il video non è vero, probabilmente è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Parole forti quelle di Fabio Di Mauro, il suo cuore è Blancos, un po' come la maglietta che indossa il Rovigo in casa. E ora andiamo con l'ultima domanda da parte di Dora Polito 4402 che chiede: meglio Messi o Ronaldo? Comunque sei un mostro, anche la squadra, la punteggiatura un po' sospetta. In ogni caso, domanda rivolta a tutti e tre. Non c'è paragone. Per me Ghirassi. Messi. Siamo tutti e tre su Messi. E adesso andatevi a cambiare, campioni. Vai Olli, vai Benji. Dunque eccoci nel prepartita della settima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi al Palasport di Villa Dose arriva il Torreglia, una squadra che ha fatto tanto bene in questo inizio di campionato, 3 vittorie su 3. In seguito alla sconfitta per Serie A1 interna contro lo Jesse Urquvali, pare proprio non volersi riprendere la squadra di Mister Sava, che poi ha perso successivamente sia contro la Juvenile Padova che con il Pernumia. Sicuramente 3 match non facili, soprattutto contro lo Jesse Urk e il Pernumia che conosciamo benissimo, una è prima, un'altra è terza. Invece dalla parte opposta i ragazzi di Mister Gonzato ringalluzziti dai 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie negli ultimi match, vittoria contro il Medwork, il San Precario e come ultima il Ponte San Nicolò. 30 le reti fatte per i padroni di casa che caratterizzano così il secondo miglior attacco del campionato, 10 i gol incassati, seconda miglior difesa, quindi anche scalato un posto rispetto all'ultimo match. Dalla parte opposta invece per gli ospiti, 23 gol fatti, 24 quelli incassati, differenza reti negativa per meno 1, ma nonostante questo, quinto miglior attacco del campionato, settima miglior difesa. Dunque vedremo se il Torreglia riuscirà a riprendersi e a fare punti in questa settima giornata, punti che pensate un po' mancano dal 13 ottobre, da quasi un mese. Invece per quanto riguarda la situazione capocannonieri, andiamo ad analizzarla assieme. Da una parte per il Rovigo troviamo Fabio Di Mauro che ha raggiunto la doppia cifra nel match scorso, 10 appunto i gol ottenuti per lui. Per gli avversari invece troviamo il classe 94 Jonet Nedelcu, 13 gol messi a segno per lui fino ad ora, secondo nella classifica marcatori del campionato di Serie D di Futsal, Fabio il quarto, e vediamo se riuscirà ad accorciare sul giocatore del Torreglia. Noi adesso andiamo a sistemare l'attrezzatura, a posizionarci per garantirvi un bello spettacolo in questa settima giornata del campionato di Serie D di Futsal, e andiamo a vedere quale sarà l'esito. E intanto ragazzi, guardate chi è venuto oggi a vedere la partita. Non si può. Conez, Fabio. Ragazzi,
Allora, vi sta dando indicazioni il neo mister del Rovigo. Non diamo spoiler, non diamo spoiler. Ragazzi, il mio ex compagno di squadra che abbiamo giocato un'annata insieme a Balsa. Bellissimo. E il mio caro compagno, ormai ex compagno di squadra. Non siete mancati, ragazzi, non siete mancati. E allora, dopo questo piccolo siparietto con il mago Abracalaia, noi siamo pronti ad assistere a raccontarvi questa settima giornata del campionato di Serie D di Futsal. Quest'oggi al Palasport di Villadose arriva il Torreio, una squadra super ostica ed organizzata. Per i ragazzi di Mister Sava parlano le tre vittorie nei primi tre incontri, dopodiché un marasma generale, soprattutto a seguito della sconfitta per Serie 1 contro lo Jesork Valley. Vediamo anche la situazione classifica, 9 i punti di distacco tra le due compagini, ma sappiamo sicuramente che oggi non sarà una battaglia facile. Lo sa Fabio, che l'ho visto molto concentrato, al contempo anche un pelo nervoso nel pregara. Il capocannoniere del Rovigo, vedremo se oggi riuscirà a dare ulteriore sostegno alla causa. Intanto andiamo a leggere le formazioni, partiamo dai padroni di casa che schierano una formazione inedita, in cui troviamo Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Mariotto, a sinistra Brancaleone come pivot, Sherrud. Per gli avversari a difendere la propria porta c'è Comis, libero butta c'è il laterale destro Lima, laterale sinistro il vice capocannoniere del campionato nonché Nedelcu, e come pivot Rasula. È tutto pronto, seconda panchina in questa stagione per Fabio, almeno dall'inizio, e si parte ora con lo scarico all'indietro da parte di Eman Sherrud, direzione Morello, tocco corto di Sher, direzione Brancaleon che fa esplodere il suo destro, neutralizzato da Comis, ma sarà calcio d'angolo proprio Sherrud, vai da Ezequiel Morello, e ancora una volta il 12 del Torrei a dirgli di no, primo squillo da parte del Pocio Morello. Mariotto va da Brancaleon che cerca l'inserimento di un compagno, arriva ora quello di Sherrud, lo premia il 13 che va dal 7, palla alta sopra la traversa, Sherrud, Morello cerca anche lui il sostegno di un compagno, arriva ora Brancaleone a darglielo, poi forza troppo la verticale il Pocio, Lima riconquista, va da Nedelcu che pensa alla conclusione e la prova, Bise, adesso anche il portiere del Rovigo risponde a quello del Torreia. Rivediamo qui il destro davvero molto pericoloso da parte del vice capocannoniere del campionato di Serie D di Futsal, ma Pasello gli dice di no, chiude le gambe con un tempismo perfetto, si rimane sullo 0-0 quando sono passati 6 minuti di gioco. Buttace ancora per Lima che cerca una soluzione, la trova sempre nel sostegno del numero 4, poi Nedelcu cerca anche lui un sostegno che non trova, Mariotto gli ruba la sfera e si mette davanti col corpo e si porta a casa di gran mestiere un calcio di punizione importantissimo. Bello comunque il gesto di sportività da parte di Nedelcu, che del 5 al numero 8 del Rovigo. Sul punto di battuta troviamo Brancaleone che va al destro, per poco il suo tentativo di tiro tenebroso non va a pescare sul secondo palo un ben appostato Sherrud, non abbastanza però per indirizzare il pallone in porta, ancora il 13, ancora Comis, ma sarà calcio d'angolo. Mariotto dentro per Brancaleone, l'uomo più pericoloso per il Rovigo fino ad ora, porta il nome di Luca Brancaleone, che per poco non riesce a inaugurare le reti di questo match, di questa settima giornata. Mariotto, ottima copertura difensiva ai danni del 17 avversario, ed è tutto pronto per l'ingresso da parte di Fabio Di Mauro, che prende il posto proprio di Brancaleone. È entrato ora il giocatore con la 9 quando siamo al 13° minuto. Sher va da Ezequiel Morello, il 14 del Rovigo di fronte a sé, il 17 del Torreia gli suola in faccia, e poi va da Fabio che allarga il gioco per Sherrud, il numero su Lima, Sherrud dentro Di Mauro, meno di 30 secondi di gioco ci ha impiegato il capocannoniere del Rovigo a imprimere il suo marchio di fabbrica, ovvero quello della rete dell'1-0, 6 su 7 in questo campionato per lui, un vero e proprio fattore per la squadra di Mister Gonzato, e ora portato avanti i suoi, per chi non l'avesse ancora capito, è lui l'uomo addetto a sbloccare tutti i match. Bella comunque la trama di gioco tra Ayman Sherrud e Fabio Di Mauro, un tiro cross sul secondo palo e poi col ginocchio destro praticamente insacca la sfera, valevole il vantaggio per i padroni di casa che ora sono avanti di una rete. Vediamo come reagirà il Torreia con questo destro di Lima, si mola Ezequiel Morello che esulta come se avesse fatto un gol, ma è calcio d'angolo. Ancora Nedelcu, da questi a Lima, dunque il destro poco pretenzioso di Butacel si perde tra le manone di Pise. E adesso un altro sinistro da parte di Mariotto, un'altra risposta da parte di Comis, poi lotta greco-romana, fallo, calcio di punizione in favore degli ospiti. Mariotto dentro per Ezequiel Morello che torna da Lotto, uno sguardo al centro, va a pescare Garofalo, 2-0. Nel giro di pochi minuti cambia radicalmente questo match grazie alle reti prima di Fabio e poi di Garofalo, due giocatori di cui Mister Gonzato pare proprio non potersene privare. Il loro inserimento è stato provvidenziale ai fini del risultato. Andiamo a vedere anche quello che è successo prima nell'azione, bellissima comunque la trama di gioco escogitata da Mariotto e Ezequiel Morello, poi Lotto ha imbucato in zona secondo palo dove non può mancare un compagno, Garofalo si è avventato sul pallone come un vero e proprio avvoltoio ed è 2-0. Ma vediamo come gestirà questo doppio vantaggio la squadra di Mister Gonzato, con la verticale di Comis direzione Oliveira, il numero su Mariotto col tunnel, carica il destro, deviato da Ezequiel Morello. Oliveira stava per fare l'Eurogol. Ancora il possesso del 6 del Torreia, a difendere il pallone su Fabio Di Mauro, da questi a Lima che cerca una soluzione accanto a sé, la trova in Rasula che torna da Oliveira, il destro sporcato
Pasello, ancora una volta strepitoso. E poi la palla messa al centro da Lima, allontanata da Fabio, riparte Garofalo, attaccato ora anche da Palade, ne è entrato, difende la palla dalla pressione del 2 e il 10 dell'Orovigo e se la cava con questa rimessa laterale di Mauro. Ancora il possesso, verticalizza bene per Garofalo, da questo a Guaraldo che vuole lo spazio per il sinistro, lo prova, di fatto calcia, più rasula che il pallone, rasula su assistenza di Palade, verticalizza bene per Oliveira, il 6 torna dal 17 che va da Nedelcu, la piazza così, Jonut Nedelcu che decide di dimezzare le distanze e rimettere in gioco la propria squadra grazie al suo 14° gol in questa stagione, lo dicevamo nel prepartita, attenzione a lui, è l'uomo più pericoloso per il Torreglia, si è consacrato ancora una volta così bella comunque tutta la trama di gioco da parte di Oliveira. Era rasula per poi finire con il destro piazzato sul secondo palo da parte di Jonut Nedelcu ed ora si fa tutto più difficile per il Rovigo e l'entusiasmo da parte del Torreglia evidente. Riparte ora però il Rovigo con Chinaglia che col tacco va a propiziare Fabio che diventa l'Ezechiel Morello di turno, da questi al 17 che carica la conclusione, respinta ancora una volta da Rasula, l'autore dell'assistenza per Nedelcu, ma seguiamo Garofalo che pensa al destro, ancora una volta Comis a dirgli di no. Palade dentro per il 6, Oliveira che da quando è entrato si è dimostrato uno dei più pericolosi per gli ospiti, davvero sta dando il suo contributo alla squadra di Mister Sava. Ancora una volta Rasula cerca di sprintare, Garofalo la sua pressione ai limiti della regolarità, carica il destro Garofalo, Comis in 2 contro 1, poteva forse servire anche Fabio qui il numero 10 del Rovigo, così non è stato, ma ancora Oliveira a battagliare in 3 su di lui, si va a riprendere la sfera, poi Fabio confusionario anche lui, un po' come tutta la trama di gioco escogitata in questo frangente di Mauro. Chinaglia, il destro sul secondo palo per pochissimo, non ci arriva Garofalo, ma che partita sta facendo quel giocatore con la 12. Di Mauro prende il tempo alla retroguardia avversaria, il destro sul fondo a un passo dalla doppietta Fabio Di Mauro. Nedelcu va lì indietro per Buta, c'è il piazzato, Pasello osserva la palla uscire sul fondo impietrito e per sua fortuna si perde a lato. Loman, Loato cerca la verticale che trova ora in Fabio Di Mauro, ma è contenuto da Lima, dunque riparte Fabio sempre con l'assistenza del 4, adesso tanta confusione, Fabio riconquista una sfera e la ripulisce direzione Loato, Loman battaglia sempre con Lima, adesso cambia gioco, dunque Guaraldo, Di Mauro, le finte su Nedelcu, da questi ancora Guaraldo che pensa alla conclusione, la prova deviata proprio da Nedelcu, sarà calcio d'angolo, Loato all'indietro per Guaraldo che carica il sinistro, adesso diventa un portiere aggiunto Butacel, Loato davanti a sé c'è Loman, lo guarda il 4 che va dal 20 che torna da Loato, il mancino neutralizzato ancora una volta da Comis. Di Mauro cerca una soluzione, la trova nel giocatore con la 20 che va a metà tra un tiro in cross contenuto da Lima. Loato secondo palo, ancora una volta ottima la trama di gioco del 4 perché per poco non va a pescare Loman, intanto esce Fabio Di Mauro, entra Ayman Sherrood e ora discute anche in panchina un polemico Fabio. Ma seguiamo il destro di Lima, che per poco non impensierisce Pasello, che però fa ripartire subito i suoi. Ci mette una pezza dalla parte opposta a Butacel, ma il direttore di gara dice che non c'è più tempo e manda le due formazioni a prendersi un tè caldo. Il punteggio al Palasport di Villa d'Ose è 2-1 in favore dei padroni di casa, una partita in cui la svolta hanno data i cambi. Vediamo come si proporrà la squadra di Mister Gonzato in questo secondo tempo. Dunque eccoci al termine del primo tempo che ha visto in scena Rovigo Torreglia, una partita complicata per i ragazzi di Mister Gonzato che non sono riusciti a sbloccarla, almeno fino all'ingresso di Fabio, che praticamente dopo 30 secondi è riuscito a portare avanti i suoi, ha attaccato bene il secondo palo, bellissimo l'assist di Ayman Sherrood che è riuscito a pescare Fabio proprio lì in quella zona dove urge un giocatore, in questo caso c'era Fabio, piccolo dato, è riuscito a portare avanti i suoi 6 volte su 7 in questo campionato, è l'unica volta in cui non l'ha fatto, ha comunque propiziato l'assist per Julian Loman che poi dopo ha portato avanti il loro Vigo contro il Saldutec Sant'Anna. Nonostante questo direi che forse questa è la peggior partita di Fabio almeno fino ad ora, un po' confusionario, l'ho visto anche molto nervoso sia nel prepartita che in campo, un po' polemico anche in seguito alla sostituzione, era lì in panchina con Fre che parlavano per cercare di trovare la quadra in un match dove il Rovigo è momentaneamente avanti, però si sa, le partite non sono mai chiuse, c'è solo il vantaggio di una rete, adesso dobbiamo vedere se comunque Fabio e compagni riusciranno a ipotecare quella che sarebbe la quarta vittoria di fila di questo campionato, un segnale importantissimo perché Torreglia è una delle pretendenti comunque per accedere ai playoff, comunque per le prime posizioni. Noi adesso torniamo in cabina di regia per vedere questo secondo tempo e osservare quale sarà l'epilogo di questo, andiamo a scoprirlo.
Dunque eccoci ritornati finalmente in diretta assieme per seguire il secondo tempo di Rovigo Torreia. Le due formazioni hanno messo ora piede in campo, la concentrazione sui visi dei calcettisti è evidente, sanno l'importanza di questo match e partono ora i secondi 30 sanciti dallo scarico all'indietro da parte di Oliveira. Lima cerca l'imbucata, gliela impedisce Morello, poi la palla è ancora viva, Mariotto ancora il Pocio che fa ripartire dalla parte opposta Fabio che sgasa, contenuto sia da Rasula che da Oliveira. C'è anche qualcosa da ridire il numero 9 al direttore di gara, un po' polemico quest'oggi, non un atteggiamento da lui. Ma seguiamo Ezequiel Morello che va in profondità da Fabio Di Mauro che lotta con Rasula, lo fa fuori secco, la mette al centro per Mariotto che non riesce a deviare in porta, forse avrebbe dovuto adoperare il piede destro anziché quello sinistro, ma seguiamo Rasula che va da Lima, da questi a butta, c'è lì il destro, Pasello si fa trovare presente, poi Fabio riconquista, ripulisce con un passaggio rischioso ma provvidenziale per Mariotto. Ezequiel Morello, Sherrut va da Morello che la mette sul secondo per Mariotto che non riesce ad avventarsi sulla sfera e a capitalizzare quanto prodotto dai compagni per la seconda volta di fila. Ma siamo già dalla porta opposta con Butacel, dentro per Lima, il destro, Pasello ancora una volta a dirgli di no. Che partita sta facendo l'uno del Rovigo, ma il 5 scucchiai ancora per Nedelcu e ancora Pasello, provvidenziale. Nedelcu, Lima torna dal 7 che vuole il 2. Palade non riesce però a indirizzare la sfera nello specchio della porta, ma siamo ancora con Lima che punta a Morello, il pallone è giocato male, riparte Fabio che da gas fa fuori tutta la difesa di Mauro, poi contenuto da tutti, Lima rimedia il suo errore e si rifugia in fallo laterale. Rivediamo quanto successo in precedenza, Fabio è sfuggito alla pressione di Butacel e poi è andato a calciare col tiro di punta, bravissimo qui Comisa a rimanere in piedi fino all'ultimo e deviare con lo stinco destro, poi fallo laterale. Buona comunque qui la ripartenza da parte di Fabio e i suoi. Tocco corto di Sherrut in direzione Mariotto, suola sinistro, alta e a lato, tutto sotto controllo per Comis. Mariotto va da Ezequiel Morello che ora vuole il movimento di un compagno, chiama la sovrapposizione, sovrapposizione che arriva di Fabio che sfida Palade, va al destro Comis e poi Palade restituisce un pallone che Comis non può toccare, lo aggredisce ora Sherrut e anche Ezequiel Morello, l'ultimo tocco è da parte del 12, calcio di punizione per il Rovigo. Mariotto, Di Mauro dialoga ancora una volta con l'otto del Rovigo che va dal 7. Fabio si propone al centro, lo vede Sher che va proprio da Di Mauro, da questi a Morello, il tiro ancora una volta Comis a dirgli di no, chiama lo schema Eze, il 14 va dal 7, il blocco di Fabio su Lima, riconquista Palade che ora può ripartire per i suoi. Bruttissimo l'intervento di Eman Sherrut, attenzione si avvicina il direttore di gara, solo cartellino giallo, una ammonizione sacrosanta in questo caso per Eman Sherrut, il giocatore più ammonito per i padroni di casa. Ma seguiamo Nedelcu che sprinta via su Morello, Pise ancora una volta esce e dice la sua, fa la voce grossa e prende anche una manata in faccia all'altezza della guancia, tutto ok però per il numero 1. Rasula riconquista, Nedelcu cerca di tenere vivo il pallone, Morello se lo va a riprendere, attenzione 2 contro 1, Eze cerca di andare da Garofalo, ancora Rasula e allora siamo già dalla parte opposta con Nedelcu che pensa alla conclusione, Pise ancora una volta sempre lui. Ezequiel Morello su calcio di punizione, va alla conclusione, nessuno aveva attaccato il secondo palo, peccato. Seguiamo Rasula, Fabio riconquista la sfera su di lui, tanta confusione, poi si avvicina il direttore di gara che sancisce l'irregolarità di gioco da parte del giocatore con la 17 del Torreia, si riparte. Lima va da Palade ma capisce tutto Fabio, attenzione il 9 che imbuca dentro per il 10 che va al tiro di punta, palla fuori, voleva il tocco il 10 del 5 avversario, così non è stato, Palade riparte, Fabio riconquista, dunque è Mariotto che va da Garofalo che voleva Fabio, non capisce le intenzioni il 9, attenzione siamo già dalla parte opposta, Nedelcu ancora Pise, che partita sta facendo? Attenzione però che si avvicina il direttore di gara ed estrae il cartellino giallo, ammonizione per Pasello, se nel caso precedente su Eman Sherrut l'ammonizione era grandissima quanto una casa, in questo caso pareva proprio non esserci, come evidenzia anche il nostro replay, dice Pise ho preso la palla, così non è stato per il direttore di gara e seguiamo ora il capitano, il entrato Poppa che va al sinistro, Morello esulta perché la prende lì in zona primo palo e salva un potenziale gol. Su alla di Ezequiel Morello che vuole un'opzione in verticale, l'opzione porta il nome di Fabio Di Mauro che si districa in mezzo al traffico, suola anche lui, cerca una soluzione anche il 9, la trova nel 10 Raffaele Garofalo che tenta il dribbling ai danni di Butta, cioè il dribbling che non arriva, deve ripartire sempre con Morello che guarda fisso fisso negli occhi Nedelcu, il Pocio riparte sempre con l'8 Mariotto che va dal 14, cerca una soluzione il giocatore veneto argentino, alza allora questo pallone dentro per Mariotto che si gira, Comis in due tempi, arpiona la sfera e fa sua la preda, Palade
verticale per Nedelko Mariotto e poi Kumis con i piedi, fallo laterale per Mariotto che va dall'opzione più lontana, Fabio Di Mauro che punta un po' tutto il Torreia, poi Palade, la forbice sul due avversario, il guizzo fa fuori il 2 per il 4, poi pure il 7, Fabio che giocata stava facendo, il capocannoniere del Rovigo che per poco non fa venire giù tutto il Palasport di Villadose. Rivediamo quello che è accaduto dal replay, le ha superati come birilli e poi il suo mancino si infrange sulla parte esterna del palo. Peccato, la doppietta per il numero 9 non è arrivata almeno fino ad ora, quando mancano 7:30. Fallo di Nedelku su Garofalo, il 7 gli frana letteralmente addosso. Adesso attenzione perché quella è la mattonella di Ezequiel Morello, pronto ad andare il numero 14 che carica la conclusione, serve invece vicino per Mariotto, Butacel respinge così, ancora Eze cerca e trova Mariotto, da questi a Garofalo, il tiro di punta ancora una volta a Kumis, calcio d'angolo con Mariotto che va dentro da Fabio, anticipato da Palade che innesca a sua volta Nedelku, prova a dare gas, il set degli avversari contenuto prima da Mariotto e poi da Eze che perde però una palla sanguinolenta, Palade dentro per Butacel, Mariotto si immola così sul tentativo di tiro dell'avversario e sventa la minaccia. Garofalo prova a lavorare un pallone complesso da gestire, cerca di farlo anche con l'assistenza di Loato che va dentro di prima da Fabio che non calcia, Palade lo contiene, la Veronica non funziona, poi viene aggredito anche da Lima ma tiene lì la sfera il 9 del Rovigo che poi cerca una soluzione, alza una palla stratosferica per Morello, Ezequiel Morello 3-1 quando mancano 4 minuti di gioco al termine del match, un fulmine a ciel sereno, una palombella incredibile quella di Fabio Di Mauro, 7° assist in stagione, 3° gol per Ezequiel Morello che ora forse chiude i giochi, ma rivediamo quello che è accaduto, Fabio attaccato da 4 uomini, sbagliano a calciare subito, poi davvero scodella una palla magica, Ezequiel Morello, coordinazione al volo da manuale del futsal, trafigge il numero 12 del Torreia sul primo palo, è 3-1 e forse la partita ora è chiusa, ci sono gli ultimi 3 però da giocare, vediamo come si comporteranno Fabio e compagni, il 9 va dal 4 che gli rende nuovamente il favore, si apre una prateria per Di Mauro che allarga poi il gioco per Garofalo, il destro, forse ha perso anche un tempo di gioco qui il 10 del Rovigo. Poco importa, si riparte con Popa che alza la sfera, direzione Palade, esce Pasello coraggioso e si va a prendere anche il 6° fallo, equivalente a dire tiro libero, c'è anche la sostituzione, esce Di Mauro tra gli applausi generali del Palasport di Villadose, entra Luca Brancaleon che sarà l'incaricato per calciare questo tiro libero, vediamo se si riuscirà a sbloccare anche lui il dialogo con Fre, molto più sereno, ma parte Brancaleon il destro, trafigge Kumis ed è 4-1 e forse questo è il gol che fissa il punteggio definitivo quando mancano ancora 90 secondi di gioco al termine di questa sfida. Intanto Brancaleon pensava di dover uscire, mister Gonzato dice stai pure in campo per questi ultimi minuti, vediamo intanto il replay, un tiro libero non perfetto da parte del numero 13 del Rovigo, però Kumis spiazzato era andato giù a sinistra, Brancaleon ha tirato alla sua destra, dunque 4-1 e manca ormai poco o niente al termine di questa sfida. Intanto ha introdotto anche il portiere di movimento, allora proprio Kumis che va alla palla del destro, brivido sulla schiena di Pasello, ma ancora porta inviolata in questo secondo tempo, Loato dalla parte opposta verticalizza per Brancaleon, lo attacca Tamas, se la cava il 4 che va al destro, Kumis e poi proprio Tamas alleggerisce la pressione sul 12 del Torreia, Brancaleon va da Lino Loato, secondo palo Loman per un pelo non ci arriva, si dispera il numero 20, calcio di punizione, ultima chance, Popa, alta, altissima, fischietto in bocca per il direttore di gara che dice che non c'è più tempo e game over per il Torreia al Palasport di Villadose, il punteggio finale dice 4-1 in favore del Rovigo grazie alle reti di Di Mauro, Garofalo, Morello e Brancaleon, una bella vittoria che dà morale e tiene lì la squadra al secondo posto, vediamo l'esultanza da parte di tutto il gruppo e poi il saluto alla curva che oggi ha sostenuto i ragazzi di Mister Gonzato, più che mai andiamo a scoprire quelli che sono gli ospiti della giornata e vediamo le interviste finali. E allora eccoci al termine della partita che ha visto sfidarsi Rovigo e Torreia, il punteggio finale 4-1 per i padroni di casa, una partita combattutissima che è rimasta sempre in precario equilibrio fino a quando questo signore alla mia sinistra non ha fatto una giocata incredibile dopo forse il tuo peggior primo tempo, direi, perché il primo tempo è veramente da cancellare per Fabio e forse anche per tutto il Rovigo. Come l'hai vista? Non direi il mio peggior primo tempo perché cioè ero in difficoltà, però era un po' in difficoltà tutta la squadra secondo me. Sì, ho fatto fatica ma un po' come il rapporto agli altri, diciamo. Dunque stavo bene, per fortuna l'ho sbloccata. L'hai sbloccata subito, come dicevo anche alla pausa del primo tempo, è la tua 6ª volta su 7 in cui fai il primo gol e quella volta in cui non ci sei riuscito comunque hai fatto l'assist bello per Loman sul secondo palo, sei comunque un fattore per questa squadra, lo sappiamo, però oggi secondo te cos'è che non è andato nel primo tempo dove hai faticato così tanto? Secondo me è mancata in generale l'organizzazione di squadra, eravamo disordinatissimi, poi non so, forse anche sul primo gol posso avere delle colpe, però ho visto che quello al centro era praticamente solo, allora mi sono spostato troppo e poi è rimasto solo l'altro, è un piccolo errore mio che deriva da un altro errore perché era da solo quello al centro. Giustificato
Giustificazioni. Giustifico la mia azione, diciamo. Detto questo, invece, nel secondo tempo stavi facendo veramente una giocata super. Stavi per far venire giù tutto il palo a Sport di Villa d'Ose. Hai preso il palo esterno e poi ti sei inventato comunque l'assist per Ezequiel Morello, che comunque è stato bravo a coordinarsi a volo. Ha fatto un gran gol, però la tua palla è veramente tanta roba in quel senso. Tu come l'hai vista dalla tua prospettiva? Fortuna o comunque la volevi fare? No, bello. La palla volevo mettere, l'ho visto Ezequiel, però diciamo che secondo me è venuto inizialmente da un mio errore, perché ci ho messo troppo tempo a tirare, poi sono rimasto un po' là con la palla, poi ho visto Eze che arrivava, allora gli ho data a lui, poi è stato bravissimo lui a tenerla bassa, non è difficile coordinarsi e niente. Non era difficile? Non era facile, ho detto. No, ha detto non era difficile. Critiche al compagno di squadra Ezequiel Morello. Era facile o difficile per Ezequiel Morello? Per lui, che è un grande giocatore, era facile. In generale era difficile. Che paraculo. Oggi 11° gol trovato in campionato. Resta il rammarico per non essere riuscito a farne un altro. È un Fabio che sta andando un po' a rilento dopo le prime partite, dove comunque avevi trovato 5 gol nelle prime due gare. Se guardiamo l'obiettivo generale che hai posto te dei 40 gol, allora sì, però diciamo che cerco di fare bene per la squadra. L'importante è che l'abbiamo portata a casa. Oggi era Ostica, penso la squadra più aggressiva fino ad adesso. Erano quelli più che appoggiavano il braccio, anche a palla lontana. Quindi sì, siccome è la squadra più aggressiva e non era facile portarla a casa. Comunque, un altro dato, oltre agli 11 gol che hai fatto, oggi è arrivato anche il tuo 7° assist in campionato. Quindi c'è da dire con Fabio che gioca anche per la squadra, oltre che per se stesso. Allora, forse arriviamo a 40 così, tra somma gol e assist. Siamo qui anche con l'MVP, secondo il mio punto di vista, Mirko Pasello, che ha tenuto comunque gli equilibri, nonostante gli ospiti stessero spingendo. Hanno avuto più occasioni per portarsi su due pari, gli è sbarrato la porta in faccia. Secondo te la tua miglior prestazione quest'oggi? Non lo so se è stata la mia miglior prestazione. Ho fatto una buona partita, peccato per il primo gol, però sono contento della prestazione mia e anche della squadra. Il tuo obiettivo qual è? Vincere il campionato con il Rovigo e mantenere il posto fino a fine stagione, o lo cederai a Francesco? Sicuramente vincere il campionato, e spero che Francesco giochi finalmente, perché se lo merita, si sta impegnando tanto in allenamento, forse è arrivato il momento di lasciare giocare un po' i giovani. Allora, su questa affermazione io mi rivolgo al preparatore dei portieri, Alessio Visentini. Qual è la tua impressione sui due ragazzi? Come ti sembrano? A che punto è Francesco? Diciamo che entrambi sono dei ottimi portieri. Ovviamente da una parte abbiamo praticamente l'esperienza e dall'altra parte la giovinezza che si sta avanzando piano piano. Fre è veramente un ragazzo comunque con delle grandi doti, è anche un piacere allenarlo. Sicuramente, come ha detto Pise, Fre arriverà sicuramente a fare una partita da titolare. Anche perché Mirko Pasello ha detto che sono arrivate sirene estere, sì, per fine stagione, diciamo, e sarà la sua ultima stagione al Rovigo. Sì, adesso vediamo a maggio, vediamo cosa deciderà. Rimarrai fino a fine stagione o comunque rinnoverai con il Rovigo? Guarda, mi sono arrivate richieste dall'Arabia Saudita, però penso di restare, anche se mi hanno offerto tantissimo. Voglio vincere il campionato e finire finalmente la mia carriera da vincitore e lasciare il posto a Francesco. Quindi forse ultimo anno di Pisa, attenzione. Invece, Francesco, come vive la rivalità in allenamento con il portiere Mirko Pasello? E anche secondo te oggi la sua miglior partita? Sì, Pisa comunque ha fatto tante buone partite siccome fino ad ora, e merita per me di giocare questo tipo di partita, ho detto anche nel pre-partita, e chiaramente ha dimostrato di essere un portiere pronto anche per questo tipo di circostanze. Sono molto tranquillo, cioè so che ho bisogno di tempo, so che non sto giocando tanto a questo sport. Volevo dire solo una cosa: Pisa mi ha confessato in privato che lui il prossimo anno ha anche un altro desiderio, non so se lo possiamo dire. Quello di conquistare tutta Lego City? No, è di fare il preparatore dei portieri al posto di Alessio Visentini. E quindi ci sarebbe un passaggio di testimone in questo senso? O una combriccola di tutti e due? Tanto deve prendere il patentino. Prende il patentino al preparatore, dopo vediamo. E volevo chiedere anche allora un'impressione al preparatore dei portieri sulla partita di oggi. Allora, come ti è sembrato l'approccio di Mirko Pasello e quello della squadra poi in generale? Diciamo che Mirko è stato molto impegnato fuori dall'area. C'è stato delle azioni praticamente che ha dovuto fare delle uscite alte, dovuto andare in contrasto con gli avversari, momenti davano una scarpata nella testa, un po' momenti si beccava il rosso, per fortuna è andata bene, però è stato molto molto bravo, nel senso che quando deve uscire il portiere devi intervenire in maniera giusta. E allora, Fre, vuoi aggiungere qualcosina per il tuo fratellino che gioca con te a futsal? Vabbè, ha fatto una buona partita secondo me Fabio oggi, partito bene, appena entra riesce subito a cambiare un po' il ritmo della partita e trova subito il gol. Secondo tempo comunque non facile, bello l'assist, in generale comunque per me buona prestazione da parte di Fabio. Tra l'altro oggi, oltre al tuo 11° gol, è arrivato il 7° assist in campionato, quindi un segnale importante. Quarto gol di destro oltre i 2-7 di sinistro. Quindi per tutti quelli che dicono Fabio usa solo il sinistro, gli vogliamo dire qualcosa? Non è vero. Più della metà dei tuoi gol li fatti col piede debole. Non è vero. Un terzo. Madonna, no, Fabio, ma questo qui fa statistica, raga. 7 di sinistro, 4 col destro. Come fa ad essere della metà col destro? Più della metà dei gol che hai fatto col sinistro sono col destro. Ma che statistica è questa? Circa il 62% dei gol sono avvenuti con il mancino, il 48. 48. 38. Potrei anche tirare di più col destro perché ovviamente mi viene concesso più volte. Però almeno 4 gol meglio di 0, non possono dire che non lo uso. Tra l'altro, come hai fatto il gol di oggi? Con che punto della coscia? Cioè proprio. E allora ragazzi, vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. E Fre, vuoi aggiungere qualcos'altro? Niente. Ciao ragazzi.